Buongiorno, sembro una pazza, lo so. Lo so, è mattina, quindi è inevitabile. Sto facendo colazione e non sapevo se registrare oggi o domani il vlog. Ho detto, vabbè, io oggi lo registro, domani pure, poi vediamo un po'. Perché ogni tanto io giro i vlog, no? Però poi non li carico, perché magari passa troppo tempo, mi scordo oppure non mi piacciono e quindi niente. Allora, sto facendo colazione prima che... Cioè, prima di finire tutto, di spazzolare via tutto, volevo farvi vedere che cosa sto mangiando. Allora, sto mangiando, cioè, sto bevendo latte cappuccio di soia. Poi mi sono fatta questi pancake nuovi, che se volete poi vi faccio pure la ricetta, che sono abbastanza proteici, non proprio tanto, però lo sono. E sono venuti super sofficiosi e sono con l'avena, buoni buoni, senza uova, senza burro, c'è il latte di soia vegetale, insomma. Poi stavo mangiando la mia frutta secca, era tipo pieno, e mi è rimasto uno spicchio di mela con la cannella. Io niente, finisco di fare colazione, che poi mi devo dare una truccata e devo stirare la mia divisa di lavoro, e sono anche già in ritardo sulla tabella di marcia perché sono le 7:35 e io alle 7:45 devo uscire di casa. Eccomi qui in diretta dalla Claudia Mobile. Di che marcia sto? De terza? Ok, perfetto. Sì, sto andando al lavoro, sono in super ritardo, cioè sono le 7:56 e io tipo fra 4 minuti dovrei stare lì, e per andare al lavoro ci metto 10 minuti, però sono dettagli. Mi ero dimenticata di mettere la sveglia prima perché dovevo stirarmi la giacca, quindi pazienza. Che vi devo dire? Ah, che adesso ho preso la mia macchina per andare al lavoro, giustamente, e magicamente c'è il serbatoio quasi pieno, perché ho prestato ieri la macchina a mamma, che siccome io non giro mai vlog quando succedono le cose epiche, ve lo giuro. Giovedì siamo andati praticamente alla messa di mio zio, ok? Siamo andate con la macchina di mia madre e quindi siamo arrivate sane e salve con la sua auto alla chiesa, ok? Poi dovevamo andare da mia zia a fare le frappe e io dovevo arrivare un attimo al Lidl a Cisterna perché dovevo prendere delle cose per la palestra che al Lidl a Latina avevano finito. Cosa è successo? Che nel tragitto dalla chiesa, che si trova precisamente a Borgo Sabotino, andando verso ipoteticamente Cisterna, perché ci si è fermata praticamente tra Borgo Sabotino e Borgo Piave la macchina, siamo rimasti a piedi. Sì, la macchina di mia madre è arrivata al punto che bisogna rifare la frizione e quindi non entravano più le marce. E io non vi dico, è stato un viaggio della speranza perché sì, camminava la macchina, ma per rimettere, magari se dovevi scalare le marce, non le scalava, ok? Ma incrementava solamente. Prima, per ritornare a casa e posare la macchina di mia madre e andare a prendere la mia, ci abbiamo messo tipo un'ora e mezza, ve lo giuro, cioè, ho messo un botto di tempo. E quindi veramente un viaggio della speranza, cioè io sono morta. E quindi appunto ieri le ho prestato la mia macchina e niente, mi ha messo un sacco di benzina. Vabbè, a parte che oggi devo accompagnarla a Velletri, che deve andare a fare una visita, perché dappertutto questa visita, insomma, deve fare delle lastre, era a pagamento, invece fortunatamente a Velletri ce la passano con il ticket. E poi domani dobbiamo andare a Roma perché devo andare io a fare una visita medica e dobbiamo andare con la mia macchina perché la macchina di mia madre è dal meccanico e io ho guidato 2 volte in vita mia per Roma e vi parlo che ho guidato sul raccordo, quindi vi faccio il segno della croce già a partire da adesso perché sono una persona molto esaurita, quindi immagino per Roma mi servirà tipo uno psicanalista, non lo so. Comunque, adesso bando alle ciance e continuo a guidare per andare al lavoro e noi ci vediamo dopo.
Allora, situazione un po' meno tragica di quella di questa mattina, però questi capelli, insomma, li ho asciugati col diffusore, devo dire, è stata una pessima idea. Ho cercato di rimediare l'irrimediabile, ma vabbè. Sono tornata a casa e mi sono preparata il pranzo di fretta perché poi dopo devo andare via e siccome ho altre cose da fare, quindi volevo sbrigarmi. E vi faccio vedere cosa sto per mangiare. Allora, oggi mi sono fatta le piadine con dentro l'hummus di ceci, vi faccio vedere, sperando che, ok, piadina di Kamut con hummus e dentro ci ho messo sempre un po' di cavolo romanesco spiaccicato, insomma tutto spiattellato, ecco, e in più l'altro cavolo me lo mangio così. Adesso pranzo e poi ci vediamo dopo perché vi ho detto, insomma, sto un po' di fretta, ho un po' di cose da fare e ci vediamo dopo. Sono pronta per andare, anche se sono tipo un quarto d'ora in anticipo, ma vabbè. Fatto strano, aspettate che abbasso che mi sto guardando il segreto. Sì, vi dicevo, sono pronta con mezz'ora in anticipo, però non vado giù da mia madre ancora perché. Gli ho detto che abbiamo fatto le frappe, mi sembra, ma comunque abbiamo fatto frappe castagnole e se vado giù, cioè, mi mangio il mondo. Già sti giorni non so quante castagnole ho mangiato, quindi meglio magari evitare, visto che il canale sta pure finendo fortunatamente. Quindi meglio che aspetto qui e non lo so. Sono qui che non so cosa fare, cioè avrei tipo mille cose da fare, girare mille mila video sugli spacchettamenti dei nuovi prodotti che mi sono arrivati della Deborah, però adesso non mi va, anche perché fra un po' devo andare via, cioè quindi no, non avrebbe senso, anzi forse adesso quasi quasi mi ci metto, cioè vediamo un attimo, intanto ho la videocamera che è carica, adesso prendo le cose, sì, mi ci metto a farlo e niente, dove andremo? Come ho detto, andiamo a Velletri. E devo portare mamma a fare appunto una visita, però appunto vi ho detto che la macchina sua è rotta, quindi non possiamo, cioè non ci può andare lei da sola, ma comunque non l'avrei mai mandata da sola perché comunque è abbastanza distante, è un'ora di macchina, non mi va di farla andare da sola e quindi l'accompagno. E poi in teoria dopo dovremo andare da mia suocera, quindi da Lorenzo, che niente, andiamo a fare una passeggiata, visto che comunque oggi non potevo andarci perché domani devo andare a Roma. Ci andiamo a fare una passeggiata e poi torniamo qui alla base. Volevo farvi vedere. Cazzo, non la parli. Aspettate, vado alla luce. Allora, qui c'è sempre il degrado degli stendini. No, così no. Aspetta. Volevo farvi vedere questo trucco che ho fatto super veloce. Che in teoria potevo pure sfumare meglio, però vabbè, perché mi sto truccando in bagno sti giorni e la luce non è molto eclatante. Però mi piace tanto, cioè, a parte che a me sono sempre piaciuti questi trucchi tutti marroni, sfumati, cioè sono il mio must. E poi ho provato una nuova tinta labbra della Deborah. Tudum. Però è troppo, troppo, decisamente troppo appiccicosa. Comunque, adesso mi metto a registrare, sì, il video della Deborah e niente, noi ci vediamo dopo. Sono pronta, cioè io devo fare merenda, però me la sono messa in bustina. Non so neanche io perché. Sono in attesa che mamma faccia la nastra. Sto facendo la pipì sotto. Cenato, sdocciata e struccata e volevo farvi vedere una cosa. Ho già messo il post su Instagram, ma voglio farvelo vedere anche qui, nei limiti del possibile, perché tipo un faretto mi ha abbandonato, quindi non so se si vede, sì, si vede, vedete?
Sto iniziando a prendere le sembianze di un Simpson. Adesso vi spiego cosa è successo. Praticamente, venerdì mattina o giovedì mattina, non mi ricordo. Comunque, sono andata tranquilla, rincoglionita come al solito, appena sveglia, no? A prendere, la mia tazza per la colazione, per fare colazione. E cosa è successo? Che praticamente, la tazza mi è caduta in testa. Sì, cioè le tazze quelle proprio. Aspettate, perché oggi mi era caduto un pezzo di carta sotto il letto, ok? Le carte quelle. Sì, le carte, buonanotte. Le ciotole quelle proprio di coccio, belle pesanti, no? E mi è caduta in testa un male. E tra l'altro la ciotola non si è neanche rotta, quindi non ho la testa abbastanza dura. E non si è rotta, vabbè. Però io, cosa è successo? Mi ero dimenticata che mi fosse caduta, cioè voi direte come fai a dimenticarti che ti è caduta una ciotola in testa? Me ne ero dimenticata. Il giorno dopo mi sono svegliata e dicevo, oh mio Dio, mi fa malissimo la tempia, vuoi vedere che mi sta uscendo un brufolo? Passavo la mano, poi mi guardo allo specchio e vedo che era viola. Ho fatto, oddio, ma qua mi c'è caduto sopra la ciotola, deficiente, cioè me l'ho proprio scordata, ve lo giuro. E adesso niente, sono diventata tipo gialla. Aspetta, forse così si vede pure meglio. Sì, sto diventando gialla. E niente, adesso mi voglio mettere a letto perché sono, non so che ore sono, penso siano tipo 10:30. E mi metto a guardare le Iene. Domani è mercoledì, alcune mi hanno chiesto ma che fine hanno fatto i vlog del mercoledì? Sì, sta settimana sono stata un attimo in stand-by, ma fondamentalmente perché non ho fatto niente di che. Cioè sì, mercoledì è venuta la mia amica Daniela, my best friend, che doveva fare la prova trucco, perché come ho detto a settembre si sposano, quindi abbiamo fatto la prova trucco. E poi poco ho fatto, vabbè, ho fatto parecchie cose sta settimana, però non mi andava tanto di girare vlog, insomma, penso che uno se deve girare dei video deve essere anche di compagnia, quindi, boh, non lo so, non mi andava, ecco. E niente, adesso mi sono messa qui nel mio lettone, cioè guardate il mio pigiamino bello con i cagnolini, cioè, io lo adoro, questo pigiama penso non lo butterò mai. E niente, adesso mi metto a fare le ninne, cioè prima guardo un po' di televisione, poi penso morirò nel letto, cioè tipo ieri sera non ho fatto in tempo a mettermi a letto che sono crollata e vediamo un po' stasera, non lo so perché ho ancora un po' la pancia piena, lo stomaco pieno perché ho mangiato poco fa, però non ho mangiato tardi. E quindi niente. Io vi do la buonanotte, spero di avervi tenuto compagnia, noi ci vediamo al prossimo vlog. Ciao!